Amiche ed amici del Grande Volley, buonasera e benvenuti alla nostra prima puntata di Onda Rosanera, ovvero il programma di approfondimento della Volalto Caserta, targata quest'anno Kyoto. Infatti siamo proprio qui nel punto, nello store di Kyoto, all'interno del Tari, appunto il nostro main sponsor che da quest'anno ci accompagna in questa nostra fantastica avventura. Con noi in questa prima puntata il coach della Kyoto Volalto Caserta, Nino Gagliardi. Nino, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per essere qui, qui con noi. Insomma, tra tanti gioielli, tra tanta bellezza, abbiamo anche il coach, insomma, il gioiello. Vabbè, della... Diciamo che non abbellisco la scena, però. Ma è il cuore nobile, il cuore del coach. Allora, coach, andiamo ecco, subito a leggere i risultati del turno che si è giocato domenica e la classifica, insomma, conseguente. Palmi Olbia 2-3, Saugerati Monza Volley Soverato 3-0, Anagni Chieri 2-3, Volley Forlì Candia Versa 3-1, Kyoto Caserta Delta Informatica Trentino 2-3, Bengero Vigo Pesaro 2-3, Filottrano Lilliput Settimo Torinese 2-3. La classifica vede in testa Forlì con 27 punti, seguita da Soverato con 21, Monza 19, Trentino e Olbia 18, Chieri 17, Pesaro e Caserta 16, Filottrano 15, Aversa 13, Settimo Torinese 10, poi Palmi 8, Rovigo 7, chiude Anagni con 5 punti. Andiamo adesso a sentire il servizio preparato dal nostro collega Armando Serpe sulla sfida, appunto, persa ai noi dalla Kyoto Caserta contro la fortissima Delta Informatica Trentino. La Delta Informatica Trentino sbanca il medaglie d'oro 3-2 al termine di una lunga partita di oltre 2 ore. Tie break fatale alla Kyoto Volalto, che esce comunque tra gli applausi. La partenza delle Rosa Nero e da Formula 1, vantaggio costante di 3-4 punti, la De Lellis chiude i giochi nel primo set sul 25-19. Nel secondo, dopo l'equilibrio iniziale, la Kyoto rimette immediatamente la quarta sul 7-3. Trento in difficoltà, soffre in ricezione e l'attacco è spesso bloccato dal muro Rosa Nero. L'equilibrio torna ben presto, 2 punti consecutivi in battuta della Repice regalano il vantaggio alle giallo-blu. Un gran muro della Micheletto dà il più 2 a Trento sul 17-19. Gagliardi chiama time out, la Kyoto ora sembra aver smarrito alcune alchimie e le rivali ne approfittano. Bogatek, muro, griffel set point, 18-24, la Kyoto annulla il primo ma poi si arrende 19-25. Nel terzo la svolta arriva a metà parziale, Casillo ne mette 2 consecutivi, Arelic ha il braccio caldo e la Kyoto va sul più 3, 17-14. Casillo, ancora lei, regala alle compagne 5 palle set, Segura ne annulla una, ma poi Arelic mette il punto esclamativo al parziale. La festa è della Kyoto 25-20. Ma il tiro e molla continua, la Delta va avanti, prova la fuga 14-18, Gagliardi chiama sospensione, Caserta non riesce più a ritornare sulle rivali, il 7 è andato, direzione Trento 18-25. Si arriva così al tie break, parte bene la Kyoto, doppio colpo della Persan ed è 8-4 Volalto. Repice tiene a galla la sua squadra, le giallo-blu vanno avanti 11-13, la Kyoto reagisce e va a guadagnarsi la prima palla match 14-13. Trento l'annulla, da qui in poi sarà un susseguirsi di emozioni con la Volalto che ne ha ben 5 palle per chiudere e Trento 2. Si arriva sul 20 pari, punto delle giallo-blu, De Michelis va al servizio e fa ace, 2 punti alla Delta Informatica. Allora, coach, a freddo, ecco, che cosa, come possiamo commentare questa bella partita giocata dalla tua squadra contro la Delta Trento, che comunque è una signora squadra che ha come obiettivo la promozione in A1 rispetto a noi che invece abbiamo come obiettivo di partenza la tranquilla salvezza, insomma, il mantenimento della categoria. Sì, diciamo che non è stata una partita semplicissima, nel senso che abbiamo affrontato molto bene il primo set, nel quale probabilmente ci poteva spiazzare un pochettino di più l'assenza del giocatore Marchio Ron, che era sicuramente il terminale offensivo maggiore per la Delta Informatica, però la squadra ha giocato una buona pallavolo con molta attenzione, soprattutto nella correlazione battuta muro-difesa. E credo che, insomma, avevamo messo una buona ipoteca su quello che poteva essere un risultato positivo, tanto che il secondo set eravamo avanti 10-4, siamo arrivati sul 17 pari e poi abbiamo preso un filotto importante da parte della battuta avversaria che ci ha nella seconda frazione stroncato le gambe. Terzo set giocato abbastanza bene sul punto a punto, l'abbiamo portato a casa. Quarto set ancora una volta ci siamo fermati
stati, ma credo che ci sia da sottolineare soprattutto nel quarto set il rientro di Segura, che ha sicuramente messo in grandissima difficoltà il nostro muro di difesa, e poi un quinto set giocato palla su palla che credo sia stato emozionante da vivere per noi sicuramente che lo giocavamo, ma anche per il pubblico che era presente al palazzetto. Ed è chiaro che in un quinto set giocato in quella maniera, terminato 22-20, dove veramente un episodio singolo può fare la differenza, credo che ci sia da fare un plauso a tutto il gruppo per come ha giocato l'ultima frazione. Ancora una volta, come nella giornata precedente, dopo aver perso male il quarto set, la squadra comunque è ripartita e ha giocato veramente punto a punto senza nessun risparmio, insomma. Ecco, il capitano della Chioto, Sona Persson, in un'intervista che ci ha rilasciato la scorsa settimana, diceva proprio questo: insomma, la nostra è una squadra che sta imparando a saper vincere, ed è proprio quello che tu hai detto adesso, cioè nonostante, ecco, il secondo set come dire, perso un po' malamente, insomma, la squadra però non ha mai sbandato, insomma, è sempre rimasta in linea di galleggiamento, ha sempre seguito la tua logica di gioco, e quindi alla fine poi comunque è arrivata a giocarsi alla pari contro, ripetiamo, una squadra quale appunto la Delta Informatica Trentino. Sì, diciamo che dobbiamo non dimenticarci il presupposto iniziale che hai specificato tu a inizio trasmissione. Noi siamo stati costruiti dopo la stagione scorsa per cercare di mantenere la categoria e farlo abbastanza degnamente. Ad oggi credo che ci sia da sottolineare come questa squadra, ad esclusione della prima giornata di campionato, se l'è giocata con tutti, e alla luce anche dei risultati dell'ultima giornata pieni di 3-2 come il nostro, c'è da sottolineare come noi, quando abbiamo giocato fino ad oggi gli scontri diretti in campo nemico tra virgolette, ne siamo tornati sempre con 3 punti, e questo credo che per l'obiettivo iniziale, che è quello della permanenza in questo campionato, sia un risultato davvero importante, perché ci dà la possibilità di giocare il ritorno, che è in casa nostra, con il vantaggio che se riusciamo a portare a casa altri 3 punti, quelli che abbiamo preso fuori casa sono 3 punti davvero d'oro. E quindi credo che allo stato attuale delle cose, seppur da allenatore c'è il rammarico di aver perso per strada una serie di punti che ad oggi probabilmente ci avrebbero proiettato in una posizione di classifica diversa, però allo stesso modo ricordiamoci che siamo partiti con un altro obiettivo. Ed è ovvio che quando balliamo tutti quanti, fuori di dubbio, però partite come quella di ieri o come quella contro Filottrano purtroppo vivono di alti e bassi. Noi su questo ancora dobbiamo lavorare, e cercheremo di farlo come sempre in tutti i nostri allenamenti, lavorando soprattutto, ripeto, sull'aspetto della continuità mentale, che però fa parte anche poi di quelle che sono le capacità complessive tecniche del gruppo. E quindi l'obiettivo è quello di far salire ancora di più la qualità di questo nostro gioco, fermo restando che c'è sempre un avversario e ci sono sempre delle gerarchie che purtroppo anche ieri hanno dimostrato che contano. Ecco, per chiudere, ecco, il discorso riferito al match di domenica, chiudo con una fase olimpica, no? In genere si dice: ho vinto la medaglia di bronzo, quindi non ho perso quella d'argento e quella d'oro. Quindi nel caso specifico, quindi abbiamo guadagnato un punto. Sì, abbiamo guadagnato un punto, così com'è la situazione, certamente. Da allenatore non sono contento, perché in una partita come questa, continuando ad avere un pizzico di attenzione in più e di continuità, probabilmente staremo parlando di altro risultato. Ma come abbiamo ricordato anche nella giornata scorsa, la bravura da parte del gruppo è stata quella di ripartire nel 3-2 contro Filottrano, ma anche in quell'occasione, se ben ricordi, ci siamo detti che con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto. Però con i se e con i ma non la scriviamo la storia, e quindi è fuori discussione che ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima gara. Ecco, la prossima gara si giocherà sabato alle 5, alle giusto 17. Alle 17, insomma è un turno un po' strano, insomma, rispetto alla tradizione. Infatti si giocheranno dei match il venerdì, Caserta giocherà in anticipo alle 17, il resto del programma è alle 20:30. Si va in Piemonte contro Chieri, una squadra vincitrice, insomma, domenica fuori casa, quindi anche abbastanza calda come squadra. Una trasferta nuova per Caserta, insomma, mai nella sua storia, insomma, è andata in Piemonte. Quindi, che tipo di match
ti aspetti? Beh, è un match sicuramente complicato. Per dirti, Chieri è una delle formazioni che in casa sua ha battuto Soverato, che è ancora tutt'oggi secondo in classifica, e l'ha battuto 3-1. Quindi parliamo di una squadra che tra le mura amiche ha fatto spesso risultati importanti. È una squadra neopromossa che ha sicuramente delle pecche. Noi dovremo cercare in questa settimana di preparare al meglio la gara, pur essendo consapevoli delle difficoltà che una trasferta come questa ha. È fuori però discussione che l'obiettivo sia quello di andare lì, giocare la nostra partita e cercare di tornare vincitori da un campo che però è davvero complicato, insomma, da affrontare. Sicuramente, ecco. Poi andiamo a vedere il programma completo della giornata. Prima però, ecco, coach, volevo un paio di spunti. Il primo, chiaramente, ecco, dal punto di vista prettamente tecnico, è un campionato, come dire, abbastanza alto come livello medio delle giocatrici, o comunque rispetto agli altri anni il livello si è un po' abbassato? Ma sicuramente, scusami, sì. Ecco, prima tu hai sottolineato di quanti tie break ci sono stati nell'ultima giornata, il che dimostra il grande equilibrio, quindi ecco, questo ti volevo chiedere, c'è grande equilibrio, ma ecco, i livelli tecnici sono più o meno come l'anno scorso, o insomma siamo un po' più alti? Ma secondo me il campionato è un pochino più livellato, nel senso che nella passata stagione facevi fatica a vedere risultati come quello di settimo. Per dirti, oggi Forlì è primo in classifica, nella prima giornata di campionato ha vinto 3-2 a Settimo Torinese, che oggi è quartultimo. Quindi risultati come questi nella stagione scorsa non ce ne sono stati tantissimi. Invece in questo scorcio di stagione sicuramente abbiamo visto risultati anche abbastanza strani. La predominanza di 3-2 la dice lunga sul fatto che puoi giocare contro chiunque, perdere contro chiunque, ma non ti so dire allo stato attuale delle cose se il livello sia più alto o più basso. Sicuramente c'è meno differenza tra le prime e le ultime, nel senso che oggi anche la prima in classifica, se va a giocare in casa dell'ultima e ci gioca con poca attenzione, con poca determinazione e pensando di aver conquistato il risultato ancora prima di scendere il campo, probabilmente fa brutte figure. Quindi questo non fa altro che rendere bello e divertente il campionato per chi lo guarda da fuori. Per noi è sicuramente un po' più complesso, perché devi cercare ogni settimana di far comprendere questo al gruppo, e non sempre è facile questo. Perfetto, coach, 5 domande per 5 risposte secche. Allora, la più bella vittoria? La più bella vittoria probabilmente la prima, perché a Palmi noi avevamo da sbloccarci dopo un inizio di stagione abbastanza complesso, con la sconfitta di Rovigo, le prime due in casa contro due corazzate. Quindi credo che in assoluto la vittoria di Palmi sia quella più bella. Poi per me è la prima in Serie A, quindi. Certo. La più brutta sconfitta? La più brutta sconfitta, quella di Rovigo, in assoluto. Seppur alibi ne avremmo tanti, ma ci conosciamo da un po' e gli alibi ce li togliamo tutti. Sono 3 punti, visto anche il primo set che avevamo vinto 26-24 e con un largo vantaggio nel secondo, senza ombra di dubbio è la sconfitta più brutta che abbiamo fatto finora. Però era pur sempre la prima giornata di campionato. Il sogno nel cassetto del coach? Allenare la nazionale. E quindi insomma avvisiamo il commissario tecnico e stare in campagna. Senza ombra di dubbio allenare la nazionale. La partita invece che vorresti rigiocare domani? Rovigo tutta la vita. E l'ultima invece, il coach e i giovani? Beh, o le giovani? Io sono sempre abbastanza, credo, attento a quello che è il panorama. Per panorama intendo il panorama giovanile della nostra società, nel senso che con Giancarlo Chirichella, che è colui che si occupa della Serie C ed è un mio collaboratore all'interno del gruppo di Serie A, dello staff di Serie A, abbiamo un contatto abbastanza diretto e sono contento di avere anche un rapporto diretto e schietto con le ragazze della Serie C. A me questa cosa è sempre piaciuta, nel senso che ho sempre dato importanza a quello che può essere il collante, il collegamento tra la prima squadra e le squadre che fanno parte del settore giovanile della società, e credo che la Volalto Caserta negli ultimi anni abbia fatto buoni passi avanti sotto questo aspetto. È ovvio che non è semplice, perché in un territorio come quello campano, ma in generale al sud, si fa fatica, sempre più fatica, a portare ragazze in palestra. Credo che la Volalto in questo, nella zona, sia una delle società che più di tutte si distingue. È chiaro, abbiamo ancora
tanta strada da fare, io spero di farla con questa società e quindi allo stesso modo mi rendo disponibile, come sto già facendo, per cercare insieme a Giancarlo Chirichella di portare avanti il più possibile il gruppo del settore giovanile. Perfetto, andiamo adesso a leggere il programma del prossimo turno e poi andiamo ai saluti finali. Allora, si comincia venerdì 18 dicembre alle 20.30 ad Aversa, la sfida tra la Clendy e la società Team Monza, quindi un match questo importante per la formazione di coach della Volpe. Poi Pesaro che sfida in casa la Lardini Filottrano. Poi sabato comincia Caserta alle 17, appunto ne abbiamo parlato in precedenza, ospitata da Chieri. Poi alle 20.30 Olbia Forlì, Delta Informatica Trentino, Golem Software Palmi, Soverato Ben Giovigo e poi chiude il programma Settimo Torinese contro Anagni. Quindi anche stavolta insomma incontri abbastanza equilibrati, insomma, che possono ancora una volta stravolgere quella che sarà poi la classifica che ne andrà a scaturire. Noi abbiamo, ecco dire, è tutto, abbiamo un po' detto tutto. Ringraziamo chiaramente chi ci ha ospitato, ovvero Kyoto, il main sponsor della Vola Alto. Siamo infatti qui nel suo punto vendita all'interno del Tarì, bellissimo punto vendita. Tra l'altro una cosa molto bella che volevo, ecco, che il nostro operatore si poteva inquadrare ciò che campeggia dietro le nostre spalle, ovvero la foto di una nostra ragazza, appunto la Casillo, che sarà anche lei ospite appunto del nostro programma, che ha una storia bellissima da raccontare ed è molto bello insomma che il suo viso viene associato proprio ai gioielli appunto di Kyoto. Perfetto, ringraziamo coach Gagliardi, che troveremo sicuramente dalle prossime puntate, che insomma avrà una rubrica tutta sua, quindi che andrà poi a elevare il tasto tecnico della nostra trasmissione. Ringraziamo chiaramente il collega Armando Serpe per il supporto logistico che ci dà ogni volta, e anche il DS Moschetti che è sempre insomma disponibile e anche lui insomma a far sì che questa trasmissione insomma è andata in onda. Grazie a voi, grazie per averci seguito e alla prossima con Onda Rosanero.